Il Museo Diocesano è ubicato nell'ala destra del Palazzo Episcopale e nella stessa platea troviamo Piazza Arringo, che ospita anche la Pinacoteca Civica e il Museo Archeologico Statale. Il 18 maggio del 1961 Marcello Morgante capì l'importanza di dar vita a un'istituzione museale per tutelare e valorizzare il patrimonio storico-artistico locale. In seguito al restauro del complesso dei Palazzi Vescovili, il museo negli anni 2018 e 2019 è stato profondamente ampliato nel suo percorso espositivo e negli oggetti esposti. Da poco riaperto dopo un lungo lavoro di restauro e consolidamento post-sisma, le opere si sviluppano in 15 sale che si estendono su tutto il primo piano del palazzo. Nella prima sala, sezione antica, destinata ai tesori della fede, troviamo capolavori che coprono un periodo dall'VIII al XVI secolo. Mentre nella seconda sala, la sezione storica, troviamo dei capolavori di devozione della pittura post-tridentina. Il nuovo allestimento tiene nella massima considerazione i capolavori raccolti nell'ex Museo Diocesano nel 1961 dal vescovo Marcello Morgante. Nella sua raccolta trovano menzione pittori come Carlo Crivelli, Pietro Alemanno, Cola d'Amatrice e orafi come Pietro Vannini, autore della statua argentea di Sant'Emidio e del braccio reliquiario del Santo Patrono. Di notevole importanza è anche il rarissimo corpus di tessuti antichi scoperti e restaurati negli ultimi 10 anni. E con il Museo Diocesano alle spalle vi aspettiamo alla prossima puntata di Scopriamo Ascoli!